Buonasera, benvenuti a questo secondo appuntamento della penultima giornata della Punta della Lingua, Festival di Poesia Totale che è arrivato alla sua 15ª edizione. Ora presentiamo i poeti delle Marche della Poesia, una sezione del nostro festival a cui teniamo molto e che serve a ascoltare le voci del territorio marchigiano, che è uno dei più ricchi dal punto di vista poetico. Sono molte le voci già affermate, c'è una concentrazione di poeti che pubblicano per Einaudi, Garzanti e le più importanti case editrici italiane, per quanti pochi sono gli abitanti delle Marche, e anche tanti poeti affermati. Oggi ne presentiamo alcuni, parto da Jacopo Curi, che è un settempedano, come dicono qua, nato a San Severino Marche nel 90, vive ad Appignano, è laureato in filologia moderna a Macerata ed è docente di materie letterarie. Ha collaborato con Licenze Poetiche Adam, Accademia delle Arti di Macerata, ed è stato responsabile della Biblioteca Comunale di Appignano. Ora collabora con Versante Umani Eventi, è membro di giuria in vari concorsi, i suoi testi sono apparsi in antologie e riviste, è nel censimento dei poeti under 40 di Pordenone Legge e nella compilation di voci collettive della poesia italiana di Dimitri Ruggeri, ha esordito con una sillogia di poesia neodialettale che pronuncerà lui perché io non vorrei sbagliare nella pronuncia, e con Fabio Maria Serpilli ha curato la pubblicazione dell'antologia Poeti Neodialettali Marchigiani, che abbiamo presentato l'anno scorso alla Punta della Lingua, e a breve uscirà la sua prima raccolta in lingua. Jacopo Curi, prego. Tocca a me rompere il ghiaccio. Sono due volte contento per essere qua, di solito non faccio premesse ma oggi voglio farla proprio perché, come è stato già detto, sono nato qua a San Severino, qua all'ospedale, e il mio primo ricordo di questa città è proprio il venire con mia mamma qua per le visite dalla pediatra, e questa strada da Appignano a San Severino sembrava infinita, quell'ospedale sembrava grandissimo. Ora sembra tutto più ridotto, sembra che la strada sia meno e che l'ospedale sia molto piccolo. E dico questo perché nel frattempo il libro di cui si parlava è uscito, si intitola L'immagine accanto, e vorrei leggere un paio di testi che hanno a che fare proprio con la nascita e in qualche modo anche con la morte. Saremo oltre lo schermo, senza connessione, con gli occhi aperti al buio, nel luogo dove eravamo prima di venire al mondo e di cui non ricordiamo nulla. Si consuma l'ultima dose d'aria, la testa si infila nelle maglie del mondo e sulla soglia del senno, prima che il pianto liberi la luce, non c'è tempo per chiedersi se tutto sia già pronto, per imboccare la strettoia e insaccarsi nella realtà dall'urlo simmetrico della madre. Vorrei leggere anche qualche inedito. Notte preistorica, superficie stagnante. Un nodo si scioglie, il semaforo lampeggia, la terra completa un giro. Quanto pesa adesso un pensiero, quanto fa rumore, un rumore improvviso. Non sapevamo che avremmo dimenticato, che tutto sarebbe divenuto inaccessibile. Almeno si può scegliere di non rimuovere i contorni di una somiglianza, le frenate del sangue, quando da piccoli giocavamo a nascondino, accucciati dietro un muretto, quando c'eravamo nello stesso luogo, puntuali ogni mattina, quando dicevi mai e per sempre ciò che non è stato. Nessun ricordo sostiene la nitidezza di una vista di tetti rossi, realmente rossi, di colline verdi, realmente verdi, ma c'è un più occulto vedere di cui soli si è i testimoni,
l'aver visto, il voler vedere ancora. Il tempo che passa tra l'odore e il frugare per ricucirlo a un nome, a un'essenza vegetale, la sua scienza esatta, il nostro abitare sillabe consci di essere già divenuti. Non è adesso, non più. Era un'altra vita, un'altra estate. Vi lascio con dei versi in dialetto. Quello che c'hai da dirmi, dimmelo de notte. O quando ango vagalenno sole, e tutto pare che dura. Grazie. Ora è venuto il momento di presentare un, lo possiamo definire un amico e ormai un collaboratore del festival, che è Massimo Gezzi, nato a Sant'Elpidio Mare. Ha pubblicato diversi libri di poesia, della sua generazione è sicuramente uno dei migliori poeti marchigiani, Il mare a destra, L'attimo dopo, Il numero dei vivi, Uno di nessuno, Storia di Giovanni Antonelli, poeta, più una plaquette trilingue intitolata in altre forme, Andere Formen, o In Andere Formen, scusate se conoscete il tedesco, con traduzioni in francese e in tedesco. Inoltre ha curato, come studioso, essendo anche critico, l'edizione commentata del diario del 71 e del 72 di Eugenio Montale, l'Oscar Poesie 75-2012 di Franco Buffoni per Mondadori, le poesie scelte di Luigi Di Ruscio che abbiamo presentato al Festival quest'anno. È uscita anche una raccolta di sue interviste e recensioni a libri di poesie, Tra le pagine e il mondo. Coordina il sito letterario Le parole e le cose due, vive a Lugano dove insegna in un liceo. I libri di Massimo e di altri poeti delle Marche della poesia li potete trovare al banchetto. E mentre Massimo ci raggiunge sul palco, vi dico che al banchetto potete anche fare la tessera dell'associazione NIEVIEM, diventare soci, avere poi il potere decisionale di proporre anche vostre iniziative e sostenere il festival. Buonasera a tutti, di nuovo grazie a Valerio Cuccaroni e Luigi Socci per il graditissimo, sempre molto gradito, invito a questo festival, che è una delle eccellenze, direi, culturali delle Marche e che quindi va difeso anche in maniera concreta. Leggo alcune poesie dall'ultimo libro organico di Versito pubblicato nel 2015, si intitola Il numero dei vivi, e leggo la prima, che si intitola Sette raccomandazioni alle foglie cadenti. È una poesia fatta di una parte in poesia, in versi, e poi di sette brani di prosa, sette frasi. Mentre guarda il libro di anatomia, l'oscenità del cuore sezionato, gli atri, i ventricoli, le pareti sottili che un soffio o un forame può danneggiare, avverte lo scambio di fluidi che lo pervade, e alle foglie accartocciate che resistono intirizzendo al freddo del primo novembre dice questo: spuntate in un luogo riparato, meglio vicino al tronco o dietro un nodo robusto, fortificate il vostro picciolo, riempitevi di linfe, incollate le mezze lune alle dita nodose dei rami. Difendetevi, infoltite, se il vento vi sferza, stringetevi assieme. Quando l'una si sbilancia, l'altra la sosterrà. Spalancatevi, splendete, coloratevi di smeraldo, fatevi stancare dal sole e dall'estate, lasciate che vi respirino e voi stesse respirate. Alla prima stanchezza, disperate serenamente. Il giallo delle punte, le venature che irrigidiscono. Concentratevi allora sulla stretta che si allenta. Misuratene la pressione, non le resistete. Nel cadere, soprattutto, siate lievi. Ognuna avrà il suo pezzo di prato, la sua pietra. I ragazzi vi prenderanno, le auto vi triteranno. Finirete schiacciate nei libri, dentro un sacco.
i frammenti che una mano stritola e disperde del riccio che farete ormai marroni, croccanti. Un vento li prenderà, li porterà lontano. Nessuno saprà dire se platano, olmo, acero o castagno. Diranno ragnatela, gambo, pagina, telaio. Nessuna di queste parole vi rappresenterà. Volevo leggere poi una poesia che è dedicata ad Adelmo Ruggeri, che è seduto qua e dopo leggerà, quindi visto che è un mio caro amico e siamo anche venuti insieme, gli la dedico. Si intitola Un albero per AR, dove AR sta per il suo nome. Un rialzo erboso, uno specchio d'acqua dolce, e là sopra, con i rami che spuntano dal celeste di un cielo dopo grandine, un albero che non so riconoscere. So descriverlo però. La chioma ormai spoglia, rotonda, cresciuta simmetricamente come quella di un disegno infantile, che quando il treno si avvicina alla sua destra sembra ruotare perché i binari descrivono una semicirconferenza attorno a lei. Così il cielo, l'erba scura, il telo rado dei rami che si allarga intorno al tronco e al suo interno, punto immobile, un nido. Non so cosa leggere. Leggerò questa. Traccia numero 4 è una poesia che ho scritto per una. Io faccio il docente di mestiere. E, ho dato un tema, come tutti i bravi docenti, un tema in cui si doveva commentare una frase. O almeno questo è l'uso nel Canton Ticino dove io insegno. E la frase era di un filosofo contemporaneo che tutti conoscono, si chiama Edgar Morin, e il suo libro è La testa ben fatta. La frase diceva questo, un estratto: la poesia ci introduce alla dimensione poetica dell'esistenza umana, ci rivela che abitiamo la terra non solo prosaicamente, sottomessi all'utilità e alla funzionalità, ma anche poeticamente. Una studentessa ha letto questa frase e ha reagito in una maniera un po' strana, cioè ha preso questa frase come una sorta di quasi un insulto, perché stava vivendo un periodo molto difficile della sua vita e non riusciva proprio a capire come si potesse vivere poeticamente la vita in un momento difficile. E allora ha risposto così. Una delle tracce sulla nostra capacità di abitare poeticamente la terra. Morin e molti altri, troppi, prima di lui. Poeticamente, dice, sono gli occhi di una ragazza che quasi sbigottisce quando legge quella frase. Anche poeticamente, preciso, anche, non ti pare? Ma, risponde subito, magari qualche volta, ma solo per un attimo e per poche persone. Per poche, già. Non ci avrà mai pensato Morin a limitare quella frase, a inserire un inciso, a precisare che magari per qualcuno, per troppi, la poesia è appena un lusso o un impaccio, quando dietro uno sguardo mezzo ironico e mezzo serio si intuisce che qualcosa è accaduto, che qualcosa... Per pochi, dici bene, e allora spiega perché è così. Contestalo il filosofo, se non dice la verità. Risponde a bassa gli occhi, inarcando un po' il labbro. No, prof, grazie. Ho scelto un'altra traccia. Poi volevo leggere due poesie a tema, diciamo, filiale, perché una delle cose più, diciamo, sconvolgenti della mia vita che ho avuto negli ultimi anni è quella di essere diventato padre. Questo non vuol dire niente se non per me, però io credo che educare una figlia sia anche un gesto politico in qualche modo, una questione non solo pratica e quotidiana ma anche teorica, ed è una grande occasione anche per rivedersi, riguardarsi e cercare di capire dove si sta andando e quali scelte si sono fatte. Questa poesia si intitola La paura, è inedita. Vinciamo un'altra volta la paura? Mi chiede Caterina dopo essersi sfilata la ciambella. Vinciamola, prometto.
e insieme la lanciamo verso rocce e fichi d'India in modo che si punga, si faccia male, non si azzardi a riprovarci. E adesso vinciamo anche la tua. Qual è la tua paura? Rimango sospeso con il braccio a mezz'aria. Vorrei poterle dire che è quella della resa, di non essere abbastanza, di aver dimenticato le istruzioni per vivere una vita non ignobile, per insegnarla a lei. Attende con gli occhi sgranati e allora dico: la paura di perdermi, di non trovare più la strada di casa dove tu mi aspetti, è lo stesso o è l'opposto di ciò che non ho detto? Ma va, la troverai tutte le sere, risponde sorridendo. E allora, con slanci da discopolo, scaraventiamo in aria questo spettro che frana sulle rocce e sulle spine. Lei ride, ride forte a sua insaputa, l'altra continua a pungermi, a scavare. E l'ultima si intitola Altre domande. Siamo poveri? Mi chiede. No, non lo siamo. Allora siamo ricchi, ribatte. Nemmeno. Cerco di dirle senza sembrare ridicolo a me stesso o a coloro che non mi ascoltano. Ma perché ci sono i poveri? Brava, penso. E adesso provo a dirle qualcosa di sensato, sforzati, Valvetta. Perché qualcuno vuole avere più denaro di quanto gliene serva per vivere e star bene. Noi no, non è vero? Noi no, la rassicuro. Ma ho mentito, ho barato e forse un giorno non mi perdonerà. Ora è il turno di Francesca Gironi, che è anconetana, come noi dell'organizzazione Nieviem, danzatrice e performance, è attiva nella scena del Poetry Slam, gare di poesia ad alta voce, esplora il confine tra parola e gesto, finalista ai campionati nazionali della Lega Italiana Poetry Slam. Il suo primo libro di poesia è Abbattere i costi, uscito per Miraggi. È stata ospite di festival di poesia, videodanza, arti performative e residenze creative, collaborando con artisti di varie discipline, e si è formata in danza contemporanea in Italia e all'estero. Nel 2017 è stata ospite di un festival di spoken word a Madrid e un premio di spoken word ha vinto in Italia nel 2019 all'Europa in versi. Nel 2018 fonda insieme a Manuela Dago, Francesca Genti, Roberta Durante e Silvia Salvagnini il collettivo Supernove, con cui pubblica Supernove poesie per gli anni 2000. Ecco a voi Francesca Gironi. Buonasera. Vorrei raccontarlo a qualcuno, ma sanno tutti tutto. Solo i morti di un po' di tempo fa ci guardano dall'alto preoccupati. Prima di addormentarti, tendi l'arco. Ti rigiri, resti intrappolata a pancia sotto, ti sollevo e mi sorridi, poi di nuovo, ricominci il giro, gratti i vimini, succhi il pollice, ti assopisci, a tradimento spalanchi gli occhi fissi su di noi per verificare se anche quando è buio c'è qualcuno ad aspettare. Natura viva, sorelle con bambina. Per vie traverse lascio 8 buste di latte nella casa dove andrai a abitare. Solo per te faccio provviste, come un incivile. Mi spoglio e mi stupisco di avere ancora un corpo, una specie di miracolo. Dei morti faremo il conto. Alla rovescia, come a Capodanno. Con questo
gioco, imparerai i rapporti causa-effetto, coi sonagli ai piedi e ai polsi, tintinnando un movimento. Non saprai certo che, da una pressione di un indice, è partito un ordine e di seguito un via vai di scatole, auto, corrieri esposti a rischio per mettere in relazione le cose, le persone, tu stessa, causa inconsapevole di amore. Mia nipote ha gli occhi azzurri e preferisce il mondo quando la sollevi, la giostrina delle api, un tucano, un elefante o un ragno. Non ha mai visto il mare e ce l'ha già negli occhi. Occorrono filastrocche e body senza maniche, pagliaccetti e fazzoletti per la testa, versi di animali, il gufo, la cornacchia e un marsupio perché tu veda il mondo. Occorre il suono della carta croccante dell'uovo di Pasqua. Occorrerà spiegarti perché scalda un raggio la posizione dei pianeti intorno al sole, che siamo di passaggio su un tappeto con le lettere a rotolare, a fare capriole. Come farò? A sollevarti senza braccia. Installerò una gru, arti meccanici e una maraca che penda dalla testa per distrarti dall'assenza di un abbraccio. Sarò la tua tata, bionica, cyborg. Nonna ti ha regalato 100 euro. Li ho ritrovati nel cassetto del comò. Nonna ti regala un set di calzini Eco Design, un completo neonato, 3 mesi 6, l'inizio di un libretto di risparmio per l'università o un biglietto per fare l'Interrail. Una moneta che farà di te la futura proprietaria di una cosa o il bersaglio di un algoritmo. Bambina, 3 mesi e qualcosa, la pelle color rosa, rosa. Il tuo primo ritratto è in 3D. Hai il naso schiacciato sul vetro dei desideri altrui. Che tu sia la misura solo dei tuoi. Ti proteggiamo dagli spigoli con un kit di sicurezza post-natale. Oltre agli angoli, anche il nastro di gomma per i tavoli, affinché tu possa urtare senza farti male. Là fuori disporremo dei cuscini nei perimetri e del ghiaccio per anestetizzare. D'ora davanti poi dovrai difenderti dalle immagini di chi farà di te proiezione, simulacro, forma, creatura da addomesticare con orpelli, righe e chignon, ordinata come una bambola sopra il comò. Quando leggerai sarai futura, avrai l'afflato dell'attacco vocale, della prima lettera avrai la bellezza della A finale, sarai la protagonista, il personaggio principale. Se il cielo non sarà più cielo e aspettando San Lorenzo tu dovessi ripararti dai detriti, quei puntini luminosi, non più stelle, ma satelliti. Se il cielo non sarà più cielo, e aspettando San Lorenzo, tu dovessi ripararti dai detriti, quei puntini luminosi, non più stelle, ma satelliti. Niente cieli, morti o paradisi. L'orsa maggiore è un carrello della spesa. La nostra invocazione, uno spazio di ortocielo privato dell'immaginario. Esprimi un desiderio, che il cielo torni ad essere lontano. Grazie.
Ora è il turno di Renata Morresi, che abbiamo ascoltato prima nell'incontro sulla traduzione, che oltre a essere traduttrice, come è stato detto, scrive poesie e le ha pubblicate in riviste e antologie. La sua ultima raccolta si intitola Terzo Paesaggio, quella precedente Bagnanti, La signora W, Cuore comune, è il primo libro pubblicato per Pequod nel 2010, è nella redazione di Nazione Indiana, si occupa di traduzione e letteratura anglo-americana, ha insegnato anche all'università di Macerata, ora fa la docente. Nel 2015 ha vinto il premio del Ministero dei Beni Culturali per la traduzione di poeti americani moderni e postmoderni, collabora con la casa editrice Arcipelago Itaca, per cui cura la collana Lacustrine. Renata Morresi. Leggo una poesia inedita. È lunga. Ma sta sempre nei 7 minuti. È divisa in 4 parti. Capirete. È una poesia che parla di come cominciare una poesia. Ora serve una parola per cominciare. La stanchezza ci riassume. Sceglieremo allora la parola sfiduciati. Argomenti possibili. La denuncia delle umane, la sfiducia nelle umane, le inumane e la coscienza incerta del. Conclusioni. La luce filtrata dalle persiane gioca sulla parete, sull'armadio. Rimbalza dalle auto in corsa, slancia quadranti veloci, incalzano i riverberi e l'alba. Un alfabeto più semplice. Forse si racconta sincero, forse mi incanta. Non dovrebbe la voce nell'emisfero cerebrale deputato, l'area di Broca, dire ciò che voglio veramente all'inizio, ma dice basta, dice ma smettila, e che stronza. Dice parole spietate e io non ho fede in te, trasparenza, vecchio copione, l'alba, semplice, e dove e perché? Berrei volentieri altri 20 caffè, solo per affacciarmi alla finestra di questa stanza, verso un fuori qualunque, e guardare avvicendarsi i vicini nelle camere, un cane che piange, poi ride, in terrazza un uomo in mutande, che lava mutande, una famiglia di 3 sulle piastrelle, fare i turni per vivere. Parlano in quella lingua generale, visitata dal sole, senza bisogno di parole note o delle umane. Sotto, in strada, diverse voci di ragazzi, uno schiocco di mani, un motorino, non vedo nessuno, solo il rumore di questi gesti, uguale a secoli di rumori di ragazzi. Non c'erano, durante la chiusura totale, questi rumori di pneumatico, di corpi, di richiamo. Dove erano andati questi rumori, non ancora lemmi? Sono saliti su un aereo, fin sulla troposfera. Lasciamoli soli, fate piano, dicevano. Salivano come la nostra nostalgia irragionevole di Orione. Forse la parola sfiduciati o il contatto col puro suono ci portano troppo lontano dalla radice della poesia,
un animale meno astratto potrebbe, un cervo ad esempio, fare al caso nostro. Verso il tramonto si materializza sull'asfalto correndomi incontro. Nei fari non so come vedo il suo occhio nero pieno, si impossessa di chi sono per un attimo, lungo come un muscolo. Corre davanti la mia auto, freno, e l'automobilista dietro per poco non mi ammazza. Lui non poteva averlo visto, non poteva saperlo. E io neanche ho saputo, ho solo visto un cervo che correva via. Macchina a pezzi, costellazione di quattro frecce nel buio. Parlano i passanti dell'animale. Potevi prenderlo. Viene a prenderci il signore del carro attrezzi. O cervo, o cerbiatto, o capriolo, neanche conosco la tua specie. Andavi di certo a bere giù a valle mentre percorrevo la provinciale 132 sul fianco del colle in località Baregnano. Non ci conosciamo noi due. Tu non mi hai scelta. Solo per me tu sei stato un evento. Nel cosmo profondo, tra il Gange e il Sagittario, piangerò il mio non esserti nulla. Ma il cervo purtroppo è troppo letterario. Correlativo, simbolo, compiacimento, bello sì, ma cosa c'entra con me in questa stanza, seduta al PC, così stanca, senza tema vorrei. Vorrei dire, noi vorremmo alzarci di nuovo, senza tema d'occasione, senza tema. Andare in territorio aperto, minimo, libero, per l'ennesima tazzina di buon nero. Sarà guerriglia, disegneremo i muri coi fondi del caffè, bruceremo la città, l'impero, la nazione, torneremo alla preistoria, convocheremo gli stati generali per una nuova lingua. Come volete cominciare? Sarà la frase base. Prima ancora di Fiat Lux. Di tempo non ce n'è più per questa poesia. È pomeriggio ormai, è cominciato a piovere, non posso più fingere. Tra non molto sarà notte ancora. Questo è il pianeta terzo, questo è lo schermo. Questa poesia sta morendo. Potrebbe almeno tentare il riassunto di se stessa. Potrebbe cominciare con questa serie di parole. Sfiduciata, cerva, senza tema. La mia figura sei tu. Con te dormo su questo letto bianco, del tutto simile a un letto. Sogno questa pagina bianca. Sogno che corro nel noi, nelle voci, nell'incendio di luci sullo schermo. E poi la poesia che potrebbe cominciare è finita. Preparo una moca. Grazie. E questo è un ricordo che è dedicato a Massimo, mi cambio la dedica, e si chiama appunto Ricordo da una roccia. Avevi visto qualcosa sul versante ripido, qualcosa diminuto, invisibile a molti, ma forse non fu allora che salisti sulla roccia, attecchita lì, vai a sapere come, o essa stessa substrato, o scivolata giù fino a quello spiazzo selvatico, vai
a sapere quando. Di certo vedesti quel qualcosa minuscolo da lì, una particella di vita. Alto sulla roccia, in equilibrio, o appena dopo, o prima, come in un dipinto romantico, di burrone, di burroni e di vette, indicasti quel qualcosa sul fianco del monte. Non ricordo cosa fosse, qualcosa di raro, questo sì. Ciò che avvenne poi non so dire. So che sostammo lì, so che facemmo un tratto in piano di strada tra le messi di montagna d'estate e gli alberi. So che scendemmo il versante scosceso. Eri alla guida, avevo visto con te qualcosa di raro. Cioè, Massimo Gezzi, Massimo Gezzi. E vabbè, continuo a leggervi un po' di queste poesiole, ma questa forse è una poesia, è altro più poesiole, che forse a meno di imponderabili, no, avevo portato il cuoricino, andranno a finire, a meno di imponderabili, si intende, in un libretto, in un libro, no, ponderoso, a meno di imponderabili, in un libro ponderoso, me ne leggo qualcuna. Sono passati 3 minuti? Mi ero fatto un'idea. Da ragazzo, i giorni di vacanza, mi bastava una strada sconosciuta, un panino farcito, una fontanella. Da anziano l'ho perduta, questa cosa limpida e minuta. Agosto. L'allerta emanata è perentoria. Eccezionali valori verranno raggiunti in non poche zone e questo è solo l'inizio. Per i picchi di storica portata toccherà pazientare, di già roventati, l'ondata di calore. Il solo rimedio è in qualche modo raffreddarsi, in una qualche maniera rasserenarsi. Barricarsi al mondo, segregarsi o iniziare a camminare così, come nulla fosse stato, nessun pensiero, nessuna attesa, ma inciampare con la luna, sempre sia lodata, nel suo alone bianco. Questo è un titolo impegnativo, sedimento e presagio, porca miseria. È tutto rovinato, consunto, e dire che l'igiene è sovrana, di continuo lavare i pavimenti, le mani, le facce, i piedi, i capelli, i guanciali, i vetri, le stoffe. Ma qualcosa resta sempre, s'accantona su quanto sarà già finemente deposto, diventa sedimento, irraggiungibile, presagio, decenni di aloni, per non dire della polvere, residui, grumi, librerie, cuori, credenze, armadietti, infestati di polvere, cosparsi di polvere, mordiamo la polvere, mangiamo la polvere. Va bene, altre due. Questa si intitola Viaggio, la penultima. Senza alcuna volontà né fine, senza ironia né melodramma, come una foglia che si separa dal ramo, delle volte alle 12 mi strado, faccio chilometri e chilometri, rettilinee, rotonde, colline, paesi, sobborghi di fondovalle. A un qualche bar prendo qualcosa, sosto, nello spiazzo uno spigolo di casa e non so se è già trascorso un'ora o due, non so se sono io chi era o chi ero e non è più com'era, se è dove ho vissuto così tanto o in altro luogo del tutto oscuro. Vabbè.
E questa è l'ultima. Si chiama riposizionarsi. Sentite. Ripassare ogni sera il posto delle cose. Questo sta qui, queste che stavano qui. Come mai sono lì? E quello dov'è che stava? E io dove sono? Dov'è che ero l'altro ieri? Rimetterle poi al posto che sai. Ricollocarsi dove sarai, o poco più in là, dove eri l'altro ieri, un anno fa, 10, 20, o accanto all'armonia di quanto accade ora, per il solo fatto d'accadere adesso e non poi. Concludiamo la serie con Luigi Socci, che è direttore del Festival La Punta della Lingua, viene da Ancona, è agente di commercio, versificatore part-time, performer confessional e rianimatore poetico. Ha pubblicato Regie senza film, appena uscito per Elliot nel 2020, Prevenzioni del tempo nel 2017, Il rovescio del dolore per Pequod nel 2013, con cui ha vinto dei premi importanti, Freddo da palco nel 2009, è in varie antologie, scrive per il teatro, per il Messaggero e il Resto del Carlino, scrive di teatro, recensioni, e è nella redazione del blog Le parole e le cose 2, e cura l'omonima collana del festival La punta della lingua. Ecco a voi Luigi Socci. Direttore artistico della Punta della Lingua insieme a Valerio Cuccaroni. Tributerei un applauso. E adesso il direttore artistico deve cambiarsi un attimo, entrare invece nelle vesti, insomma, dell'artista, del poeta, quindi un attimo, dovete dare un secondo per cambiarmi. Fatto. Bene, vi dirò qualche poesia da questo libro fortunatissimo, appunto, Regie senza films, uscito la settimana prima del lockdown e immediatamente imprigionato all'interno dei magazzini dell'editore. Poi, diciamo, liberato e nella disinteresse generale. Autofiction. La gente è perfettibile, la gente è migliorabile, la gente non è male, la gente cammina in modo innaturale, sembra mettere un piede davanti all'altro meccanicamente, senza un vero movente. La gente si muove con troppe movenze. Le è stato detto, ma non le è chiaro, non le entra in testa che è un documentario. La gente non sa stare al suo posto perché ha un certo talento non richiesto. La gente guarda in macchina, oppure non ci guarda, non guardandoci, con fare quasi sospetto. Tergiversa, gironzola, fa la gnorri, fischietta. Si gratta, si scrocchia una falangetta, dietro la schiena intreccia le mani nella classica posa della vecchiaia. Una posa la intenta a qualcosa, finge interesse per una qualunque cosa modestamente interessante, fa finta di fare finta di niente, fa l'indifferente. La gente, se la guardi, fa una faccia da passante di lì per caso, da gente scambiata per altre persone. Si indica, stupendosi del fatto, di come mai ci si rivolga a lei, proprio a lei che passava di lì per caso. La gente, se la guardi nella faccia, la gente fa buon viso, la gente, se la guardi, fa una faccia. E questo è finito. Poi posso dirvi quest'altra, questa è una poesia corta e dice così. Sei rimasto seduto dove stavi seduto da prima, senza il cappello per tenere il posto che comunque nessuno vuole.
ti attieni ai fatti, te li tieni stretti, guardi sembrare immobile l'acqua dei rubinetti. Poi posso dirvi questa è una poesia, io diciamo mi occupo, cioè scrivo poesie insomma da molto tempo, però per molto tempo non le ho pubblicate in volume, e mi ero fatto una reputazione, positiva o negativa non saprei, tendenzialmente di poeta orale, di poeta che aleggiava nella rete, nelle riviste, nell'aere, senza un contenuto effettivo di pubblicazione editoriale. Allora le persone che negli anni mi esortavano a pubblicare, insomma, in qualche modo per esistere all'interno del mondo editoriale italiano, due in particolare, un critico che è Andrea Cortellessa e un poeta che è Franco Buffoni, che mi esortavano con particolare veemenza a uscire, insomma, con un libro, io ho dedicato questa poesia che poi alla fine è stata raccolta in questo libro, per poi alla fine il libro è uscito, anzi ne sono usciti diversi, e che altro non è che un elenco di titoli di libri che non scriverò mai, diciamo un modo per mettersi avanti con il non lavoro, è un classico caso, anzi un raro caso almeno per la poesia italiana, di letteratura potenziale. Non può che intitolarsi pertanto Bibliografia fantastica. Questa non la so a memoria perché l'ho composta nel tempo a pezzi, non l'ho memorizzata cercando di, cioè, comporla a mente, per cui alla fine me la sono trovata a memoria. Bibliografia fantastica. Parole povere, polacche e finlandesi, fare senso, i lavori di scavo per il fondale, il nuovo manuale di zoologia realistica, alti e bassi, la rivolta dei versi pari, pro-doping, necrocomicon, la soccida, automutismi, sfoghi d'artificio, ma chi ti credi di non essere? L'arte della ruga, autoreversi, a Cuba è pieno di fuga, parte lesa, poesie, senza titolo, tutte le poesie, istruzioni per il disuso, endoscopie, voce del verbo, sei quel che è, poesie scelte, tutte le poesie meno tre. Where do you go to stay wars? Questa è una versione inglese. The best of, questa è un'antologia inglese. Sminuetti, puntali sulle i, panta rei e altri condizionali. The show must go off. Poesie gratis, nausea da meraviglia, esercizi di disillusionismo, messaggini in bottiglia. Armi pari, amicizia lunga, l'album delle figurine retoriche. Versi a U, la punta della lingua. Poesie false, poesie su copia commissione, conferme e annullamenti, allego allegorie. Claustrofilia, vicolo oscuro numero unico, dietro le lenti dell'impostura, calli da iunctura, per rinfrancare lo spirito tra un enigma e l'altro, bello e è brutto, porta pene. Tutto attaccato. In poesia ogni buco è trincea, vale tutto. Parapoesie, il terzo occhio e la terza gamba, parapaponzi poesie. Self-titled, noi mi sa che io, scemo chi scrive, chiodo scaccia vite, con le feci nel sangue, fattore cacca, la morte terza e quarta, inchiostro a incastro, le cronache di Cron, catarsi addosso. Gentilissimi, a questo punto chiuderei con una poesia che dice così. Ci sono, non ho più bisogno degli occhiali, ci sono certi bui
che non ricordi gli occhi se sono o no aperti, bui cosiddetti pesti, fra i cui contorni incerti vedi o credi di farlo, ignaro se quel nero sia il primario colore delle tenebre o il retro delle palpebre. Grazie. Grazie e buon appetito.